qui, perché voi siete qui, non avete fatto un'altra cosa, ormai siete venuti qui, non state da un'altra parte, così via. Certo, poniamo domande nel senso occidentale, magari noi crediamo che una persona possa stare solo in un posto, quindi questa è una domanda che noi ci facciamo, magari in altre concezioni della vita, anche tribali, mettiamo, io potrei essere in più posti, però per il momento sono qui. Ora questa cosa non deve sconcertarci, perché noi ci poniamo proprio questo interrogativo, cioè se noi abbiamo, mettiamo, una sola vita, e io sono qui, ecco, non ci sarà mai, oggi è il 22 aprile mi sembra, no? Non ci sarà mai il maggio 22/4/2010 per noi, nel senso di questa ora che stiamo passando insieme. In questo senso, quindi, la scelta che noi facciamo di essere qui diventa una scelta centrale. Non ne abbiamo fatto un'altra, forse era meglio averla fatta, non so. E non parlo per me quanto per voi. In questo modo, quindi, se non c'è un'altra vita di confronto, ciò che io faccio acquista sempre una certa importanza, ma non dal punto di vista, diciamo, astratto. Ecco, quindi di qualcuno che dice, beh, ma certo, tu per esempio potevi non fare il filosofo, ma il musicista, poniamo, infatti sono stato molto indeciso, intorno ai 17 anni, purtroppo dopo ho fatto questa scelta. Insomma. Ma questa scelta solo perché, non essendoci una vita di confronto, tutto ciò che faccio acquista il valore del solo ora, solo adesso. Io sono qui solo adesso, magari io potrò essere qui domani, in altri panni, magari, come si dice a proposito del karma, che è una illusione. Ma non sarà mai questo istante. Ecco, io credo che il nonsense debba soprattutto cogliere questo, cioè il senso della vita che ognuno di noi si dà, sempre con Schopenhauer. Quando Schopenhauer smise il mondo, sentì poco dopo l'esigenza di fare un'altra opera, il padre di Pomena, dove esprimeva, diciamo, in un linguaggio più accessibile la sua visione delle cose. In quella visione delle cose è come se lui avesse voluto, insomma, parlare sempre di sé, ma in un modo più accessibile, appunto, in modo da lasciarsi intendere. Quindi, in quest'opera lui dice qual è il senso della vita, se lo chiede proprio, ma è in una nota molto piccola, quindi può sfuggire, diciamo, all'attenzione. Dei supplementi poi, quindi da quello che lui ha voluto aggiungere alla sua opera, cioè qual è il senso della vita? Lui dà una risposta che a noi sembra scandalosa nella sua semplicità, ma che invece, come tutte le risposte, diciamo, dei filosofi, coglie nel segno. Lui dice il senso della vita non c'è, meno che mai lo ammetterebbe lui, perché, come sappiamo, il volere, questa forza nibilica, per dirlo con Freud, anche con Schopenhauer, è sempre cieca, è sempre blinda, insomma, non ha un oggetto, non ha un obietto, insomma. Lui dice però, certo, non c'è il senso della vita, però ognuno di noi se ne dà uno. Ecco, questo sembra essere, no, il grande problema, il grande problema. Il senso della vita non c'è, dice lui, perché noi siamo regolati, dominati da un volere, da una volontà di vivere che ci sballotta da tutte le parti. Ecco, io credo di essere io, secondo il suo discorso, a aver mosso questa mano, invece è sempre il volere che in questo momento mi fa muovere questa mano. Poi magari le parole possono variare, anziché la volontà possiamo dire è Dio che mi ha fatto muovere questa mano, è il feticcio della merce, mettiamo, è il complesso edipico, è l'inconscio collettivo, è la natura buddhica, è il Tao che si concretizza in me nel Te e tante altre cose. Però, ecco, per quello che ci interessa ora notare, Schopenhauer dice, da un lato, il senso della vita non c'è, quindi non c'è un senso che possa valere sia per me che per voi, qui Schopenhauer è avanti a Nietzsche, anche nel senso storico, diciamo, del termine. Poi però
c'è una specie di seconda fase e noi siamo proprio svalutati da una fase a un'altra, cioè non c'è un senso della vita, però ognuno di noi se ne assegna uno. Ecco, questo potrebbe essere il grave problema, perché se il senso della vita non c'è, beh, qui certo non è che possiamo dire succederebbe questo oppure quest'altro, non siamo sicuri. Anzi, direi di aver trovato posizioni molto divergenti tra i miei critici e le persone con cui ho discusso del nonsense. Si potrebbe dire, ma può essere una delle tante interpretazioni possibili, che se il senso della vita non c'è, anything goes dovrebbe essere la password. Quindi noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Non c'è il senso della vita vuol dire mettiamo, non dico che lo dica io, ma mettiamo che sia questo il senso. Mettiamo, non c'è Dio, non c'è neanche il non Dio, non c'è l'etica, non c'è l'estetica, non c'è il filosofico, non c'è la cultura, non c'è, insomma, non c'è praticamente nulla, oppure c'è il nulla. E di fronte al nulla noi appunto tutto vale tutto, noi possiamo fare tutto, fa ciò che vuoi, sarà la tua legge, disse qualcuno. Proprio nei 60 questo diventò un motto, direi, abbastanza diffuso, tanto è vero che nella cover di Seven Perfect Lonely Hearts Band dei Beatles c'è a un certo punto questa figura di Aleister Crowley che minaccia, diciamo, la buona atmosfera, la giusta atmosfera degli anni 60. Da questo punto di vista, quindi, si potrebbe dire non c'è il senso della vita. Beh, faccio ciò che voglio. Dostoevskij, diciamo, in una certa visione. Letto in una certa visione. Io posso fare ciò che voglio. I ricordi del sottosuolo, diciamo. Poi, però, la seconda fase. Però, ognuno se ne dà uno. Ecco qui la libertà che avevo faticosamente conquistato nella prima fase. Io già mi sentivo leggero, mi sentivo libero, frivolo, come appunto si era nei 60. A un certo punto invece questa libertà svanisce, perché insomma ognuno ha un senso della vita e tu non te lo vuoi dare. Questo sembra essere il contorno. Quindi nella mia mente di ragazzo giovane allora prende corpo questo tipo di impostazione, cioè qual è il mio senso della vita? Magari io non avevo la pretesa di dirlo anche agli altri, però anche impegnava molto la ricerca del mio senso, cioè qual è il mio senso della vita. E in questo senso, cioè nella seconda fase, allora tutto quello che è stato buttato via dalla porta, mettiamo, rientra dalla finestra, perché allora c'è l'etica, c'è Dio, poi Dio si può chiamare la società senza classi, il superuomo, si può chiamare, diciamo, la realizzazione del Buddha, si può chiamare il Brahman, si può chiamare, non so, tante altre cose, e persino il nulla, ecco, persino il nulla di Dio. Insomma, tutto. Ora, nella mente, diciamo, del fautore del nonsense, cioè di chi sembra volersi inserire in questa logica, il vero dramma, perché non ci sono drammi nella vita del nonsense, non ci sono problemi, non ci sono enigmi, ma c'è lo scivolamento, diciamo, da un piano all'altro. Anche qui Solano credo che abbia dato una indicazione buona. Lui dice, no? Lo dice anche in quella sua maniera ironico-tragica che ci colpisce. Lui dice: io passo, insomma, buona parte della giornata, ho passato buona parte della mia vita a studiare la filosofia dell'India. No? La filosofia dell'India, questo è vero per la quasi totalità, diciamo, della filosofia dell'India, si basa sull'idea che la realtà sia illusione. Quindi l'offesa, allora, che mi fanno il fatto che io possa avere degli incidenti, dei problemi fisici, mettiamo qualsiasi cosa, insomma, problemi psichici o altro. Tutto questo.